22 giugno, San Paolino da Nola. Allora, tutti quanti qualche volta in televisione abbiamo visto la straordinaria processione che ogni 22 di giugno si fa nella grande città di Nola. Nola è un grande centro, naturalmente molto popoloso, ma si fa quel cero enorme che viene portato dalla gente e si festeggia questo San Paolino. In realtà non è Paolino un diminutivo di Paolo, è un nome proprio romano in questo modo, e non tutti conoscono la personalità di questo uomo politico che poi ha scoperto Gesù Cristo ed è diventato credente, è diventato sacerdote dopo essere stato sposato, aver avuto addirittura un figlio, e poi vescovo di Nola e riformatore a modo suo, ecco, della Chiesa, lasciando un'impronta nella storia della Chiesa che continua fino ai nostri giorni. Allora, egli nasce a Bordeaux, in Francia, nel 355 d.C. Naturalmente tutta l'Europa in quel periodo era unita nell'impero romano, quindi il padre era un funzionario romano, apparteneva alla classe politica importante, quindi lui fa degli studi classici e poi intraprende la carriera politica e diventa governatore della Campania, un certo consul prefectus, che era un po' il governatore, il rappresentante dell'imperatore nella provincia, la Campania Felix. E dopo questo periodo grande importanza nella sua vita umana, per la carriera che aveva fatto, egli entra in contatto con il cristianesimo. Entra in contatto con il cristianesimo a Milano, conoscendo direttamente Sant'Ambrogio e anche il giovane Sant'Agostino, che negli anni 80 del IV secolo d.C. si trovava appunto a Milano. Continua il suo peregrinare, continua il suo girovagare, che era un peregrinare soprattutto alla ricerca della sapienza, non tanto alla ricerca di cose umane. E quindi si trasferisce nella Catalogna, nel sud-est della Spagna, e lì conosce una donna, Terasia, che diventa sua moglie. È un grande amore e nasce un bambino che chiamano Celso. Qui inizia, diciamo, una nuova avventura per Paolino. Quali avventura? Una serie di disgrazie, soprattutto la morte del figlio, lo riportano in Campania. Lui intanto era stato ordinato sacerdote in Spagna. E arrivando in Campania vive una vita eremitica, sull'esempio dei monaci orientali. Già cominciava il monachesimo orientale a essere florido. E dove vive questa esperienza? Appunto a Nola, sul sepolcro di San Felice Martire. San Felice Martire era un martire che nei primi decenni del cristianesimo aveva dato la vita per Gesù Cristo. E lì il popolo lo acclama vescovo. Lui naturalmente non vuole accettare, ma alla fine deve accettare, quindi diventa vescovo di Nola. E qui trasforma il sito, il cimitero, potremmo dire, dove era sepolto San Felice, in una specie di complesso al tempo stesso monastico, quasi un santuario, un vero e proprio santuario, anzi non quasi, dedicato a San Felice, e poi anche in un luogo di accoglienza, di carità, per coloro che vivevano situazioni di povertà e di disagio. Quindi un grande complesso, c'era il santuario di San Felice, quindi la gente si recava lì per ascoltare la messa, per ascoltare le sue predicazioni, per ascoltare anche le sue poesie, perché egli componeva dei poemi, dei componimenti, dei carmina,
in latino perfetto, abbiamo detto che egli era molto istruito nelle lettere, sempre su tematiche religiose. E poi c'era anche questa sorta di monastero ante litteram, cioè anche se i monasteri ancora in Occidente non esistevano, come esistevano in Oriente, però questo luogo in cui con altre 50 persone, altri 50 monaci facevano vita comune di preghiera, e poi c'era questa quasi una sede Caritas in cui raccoglieva le persone psicolabili, le persone con povertà, con handicap, e quindi egli agiva sul piano dell'annuncio, sul piano della carità, sul piano della testimonianza, della penitenza, del digiuno, della ascetica monacale. Quindi San Paolino da Nola, vescovo, patrono di questo grande centro alle porte di Napoli, San Paolino da Nola, uomo di Dio, uomo di carità, uomo di lettere, anche uomo che con l'edilizia sacra ci ha saputo fare. C'è tutto un complesso archeologico a Nola che è lì per essere visitato e per andarci anche in pellegrinaggio, per pregare e sentire la sua presenza. Lui, che aveva conosciuto Sant'Agostino quando Sant'Agostino era giovane, morì lo stesso anno di Sant'Agostino, qualche mese di differenza. Lui morì il 22 di giugno, invece Sant'Agostino poi morirà il 28 di agosto, quindi neanche circa due mesi, insomma, poco più di due mesi. Due grandi testimoni della Chiesa delle origini, San Paolino e Sant'Agostino.